Bentornati ragazzi, bentornati. Quella è la prima partita. Adesso partiamo subito con la draft della seconda partita. Io sono Sarengo, qui come Feracton per Fanatic Misfits Gaming. E ancora una volta il Fanatic Blue Side, e ancora una volta il Bandy Draven e di Rakan. Dall'altra parte però Akali e Sejuani. Però questa volta sono stati i Misfits ad avere la selezione del lato di mappa, quindi loro hanno scelto di mettersi nel lato rosso come nel game 1. Quindi per il momento tutto ok. Abbiamo visto in realtà tutte le best of 5 per il momento delle ULCS avere una enorme staticità quando si tratta di side selection. Lo stesso vale per l'NA al CS la scorsa settimana, se ti ricordi, Sarengo. Sì, è vero. Hai ragione, hai assolutamente ragione. È ancora... Però va bene. Skarner ban. La stessa draft se non fosse per questo ultimo ban appunto di Skarner. Però comunque i Fnatic, questa è una cosa interessante, decidono lo stesso di non andare per Pyke early, come abbiamo visto durante... c'è Brom. Solitamente durante la stagione regolare. Invece vediamo Brom ancora una volta Kalista per i ragazzi dei Misfits, più Alistar. Però si sentono più sicuri senza il pick di Skarner dall'altra parte. Ricordiamo c'è sempre Trundle, ci sono sempre altri campioni all'interno della giungla che possono andare molto bene contro Ivern nel caso volessero draftarlo di nuovo. E come abbiamo detto prima, in realtà Skarner non ha avuto tutto questo impatto. L'unico impatto che ha avuto è stato quel pick di Maxwell che ha causato il 4-5. Oh. L'unico impatto che ha avuto è stato quello. E quindi vanno a prendere ancora una volta Tristana, ma cosa ci metteranno a fianco stavolta? What? Presto? Oppure un carry nella corsia superiore. Vediamo se andranno per queste scelte, ragazzi dei Fnatic. Ovviamente il Wukong è anche una possibilità in quella corsia centrale. Anche se c'è da dire che il Thunderlord, l'Electroshock. Stato... con Sion torna la B1P0, unità pronta alla distruzione. Fermo con il suo campione d'eccellenza. Stavo dicendo, Wukong non sarebbe comunque stata una possibilità. Avevano fatto vedere Sion prima. Sì. Ho capito, però non è una grossa sorpresa vedere un tank top lane. Non è un tank, è Sion nelle mani di Guipo. Feracton! Non capisce. Fateglielo capire voi. Siete eccitati o no per il Sion di Guipo? Ricordiamo le prime partite che ha fatto quando ancora ogni tanto svirgolava. Erano proprio con Sion e già faceva uno spettacolo, già era eccezionale. Cosa gli mettono contro? Un Maokai. Maokai non è male contro Sion, è un discreto matchup nell'1v1. Più che altro è una valanga di sustain. Quando si tratta di scaling, Maokai non è veramente rivaleggiato da nessuno degli altri tank al di fuori di Cho'Gath, perché Cho'Gath è disgustoso quando si tratta di avere tantissimi HP durante le fasi avanzate. Perché ovviamente anche Sion ha dalla sua la W con cui può prendere HP extra, ma comunque non è lo stesso quantitativo che riesce a guadagnare un Cho'Gath in paragone. In più non hai lo stesso true damage, non hai il silence, non hai quell'enorme ammontare di controlli che riesce ad apportare invece con Cho'Gath. E Maokai invece è una forma di engage. Questa è una cosa che mi piace da parte dei Misfits. Cosa curiosa, Bandy Rise in questo caso prima non l'abbiamo visto. E Cassiopeia rimossa dalle mani di Caps è stata davvero fondamentale, perché ogni volta distruggeva Ansama indipendentemente da quanto peeling avesse, nonostante Orianna, nonostante Ivern. Sì. Ultimo ban per i Fnatic, fondamentale questo. Le Blanche ancora disponibili, vanno a bannare invece TF Twisted Fate, perché ricordiamo è uno degli strumenti fondamentali per riuscire a snowballare la bot lane. Stanno rimuovendo letteralmente tutti i pick che Senkax potrebbe utilizzare nella corsia centrale per giocare in funzione delle altre corsie. Lulu ovviamente era stata lasciata open, ma Lulu ha molti più counter matchup rispetto a un TF e un Malzahar in quella corsia centrale. Quindi mi aspetto un qualche pick da parte dei Fnatic stile Azir, o comunque qualche campione che abbia tantissimo raggio d'azione in quella corsia centrale, che possa infastidire la formazione dei Misfits. A meno che i Fnatic non vogliano andare ancora una volta con il puro engage, come abbiamo visto nella scorsa team comp, e quindi ancora una volta prendere un campione che riesca a fare del danno subito. In questo caso andiamo Orianna, un po' in Corea magari, praticamente, perché con questa Lulu sappiamo quanto siano fondamentali. Potrebbe essere il Corki. Corki contro Lulu è un matchup che abbiamo visto infinite volte all'inizio di quest'anno e che anche l'anno scorso era uno tra i più popolari. Lulu ovviamente mette molto più del suo power budget nella protezione di un target, e con Kalista questo è a favore, ma ovviamente sacrifica un po' della sua lane phase, che comunque è fortissima, pusha un casino. Però Lulu, sai ragazzi, cos'è? Che non è male in realtà Lulu contro Corki. Corki è molto più forte quando si tratta del arrivare nelle fasi più avanzate. Quindi ancora una volta i Fnatic vanno per una scaling comp. Vanno per il super late game. Hai Corki, hai Tristana, hai doppia frontline dalla tua, anzi tripla frontline, perché hai Illisang anche.
con doppio DPS. Però questo è un bel cambiamento. Questo mi piace da parte dei Misfits. Contro Gragas. A me va più che bene in realtà, perché ok, Gragas è un counter di Kindred sotto un certo punto di vista, perché puoi sbalzare fuori la gente dal riposo dell'agnella. Ma quando dalla tua hai Kalista, quando hai questi carry che non scalano molto bene nelle fasi avanzate, puoi compensare questa forma di mancanza, questa mancanza dalla giungla con il pick di Kindred. Perché ricordiamo, se tu lasci lo scaling nelle mani di Kindred, quella va fuori controllo. Gragas non può veramente reggere l'1v1 contro di lei nelle fasi iniziali, e quindi hai un vantaggio in giungla quando si tratta di pressione iniziale, e al tempo stesso hai un fortissimo scaling dalla giungla, vero? Che non è una cosa comune. Altra cosa fondamentale da ricordare è che la Suprema di Kindred funziona benissimo per far sopravvivere i tank al danno concentrato di uno o due, in questo caso tiratori. Uno nella corsia centrale, uno nella corsia inferiore. Ancora una volta due belle draft da parte dei Fnatic e dei Misfits, e una capacità di adattamento da parte di entrambi che ci piace molto. E ancora una volta il ritorno di un campione che non vedevamo da tanto tempo, come Corki e il suo pacco. In questo caso, seconda partita, Fnatic contro Misfits. E ve lo chiedo, quale delle due squadre secondo voi andrà a uscirne vincitrice? In questo caso, hashtag NFNC win per quanto riguarda i Fnatic, o hashtag MSF win per i Misfits. Dylan, I gotta know, very confident first win coming in for Fnatic. How's the team feeling on stage right now? I think we had a insanely good week of practice this week, and we come in thinking that we're probably the favorites, so it feels really good. And kind of calms everyone down to win game one and that things are going smoothly. In pratica è andato benissimo, gli esercizi che abbiamo fatto, le scrim, e vincere la prima partita ovviamente tranquillizza tutti quanti. Ed eccoli qua in partita, Fnatic contro Misfits. Questo sarà il secondo game, ancora una volta benvenuti su PG Sports. E diamo l'ascito appunto dalle parole allo spettacolo che sui nostri schermi avverrà tra poco. Andiamo a notare ancora una volta, le rune sono tutte normali, non vediamo nulla di particolare. Aerei per quanto riguarda Lulu, per cercare di colpire non solo i minion ma anche Corki. E Corki ovviamente va di piede lesto per riuscire a recuperare più HP possibili. Però andiamo a parlare dei matchup nell'1v1. Sì. O nel 2v2 se si tratta della corsia, certo, inferiore. Nelle fasi iniziali per entrambe queste squadre tu hai in realtà una forte mid lane dal lato dei Misfits, perché ricordiamolo, Lulu comunque è una pushing lane contro un matchup che ha lo stesso raggio d'azione, che ha lo stesso range, no? Durante le fasi iniziali generalmente Lulu tende a vincere, perché hai comunque hai la Q con la quale puoi pushare, hai il danno potenziato degli autoattacchi grazie al Pixie dalla tua. È molto molto noiosa da avere contro, altrimenti puoi utilizzare la E di Lulu, ma dopo che c'è stato il cambiamento all'aggro dei minion non è veramente conveniente iniziare di E in quella corsia centrale, a meno che non si tratti di difenderti dal trade avversario, no? Quindi utilizzare lo scudo su te stesso. Ma ok, non è esattamente una pushing lane. Dal lato dei Misfits mi aspetto il push in favore di Buipo in quella corsia superiore, ma non dovrebbe essere oggetto di attenzione da parte dei due jungler. L'attenzione dovrebbe essere sulla mid e sulla corsia inferiore, dove i Misfits comunque hanno vantaggio su entrambe le corsie. Ora, quale dovrebbe essere il pathing da parte di Maxlor nelle fasi iniziali? Sì, granchio? Sì, dovrebbe muoversi verso il granchio della zona inferiore, perché ha già preso il 50-50. Red buff nella zona superiore, e anche perché i Fnatic hanno completo vision control del fiume nella zona superiore. Gli è andata di sfortuna il marchio spawnato dall'altro side, quindi questa è un po' di sfortuna per quello che riguarda Maxlor. Ma comunque il primo granchio va dalla sua, si muove adesso verso il suo blue buff, e poi dovrebbe essere Gromp, Lupi, e si riporta verso la zona dei lamabecchi. Nella corsia superiore già incominciano i trade. Ricordiamo che i game sono fondamentali tra i due tank, perché se è vero che da mid game in avanti non prenderanno più danno, adesso sì lo prendono. E il numero di cariche di pozione della corruzione rimaste su ogni personaggio è fondamentale, perché se uno dei due è basso in vita si abilita il gank del jungler. Ancora una volta, early game, questi personaggi muoiono, muoiono come tutti gli altri. Ed essendo personaggi in mischia, si espongono naturalmente a quelli che sono i danni del loro avversario. Misfits zona inferiore, ti aspetti il push all'interno di questa corsia, perciò va più che bene per loro il fatto che ci sia già un vantaggio di 5 minion, nonostante la wave sia esattamente in pari. Ha mancato un minion adesso Ansama, perciò il vantaggio dovrebbe ridursi, a meno che Reckless non vada a mancare gli altri last hit. Sappiamo che con Tristana è estremamente difficile last hitare sotto torre per via della passiva dei colpi esplosivi, no, della tua E. Perciò i Misfits dovrebbero avere un vantaggio in quella zona, mentre nella corsia centrale Caps, 25 minion a 17, sta andando più che bene per lui. Sì.
finora tutto tranquillo. Notiamo che rispetto alla partita precedente c'è molta meno azione early game, nonostante prima avessimo due campioni che early game non fanno molto, e invece in questo caso due personaggi che a livello 3 sono davvero importanti. Ma Brox ovviamente vuole gli stivali, quindi va a ritornare in base per comprare questo oggetto fondamentale per l'utilizzo del predatore e la sua runa, mentre Maxnor è contento di continuare a farmare. Vediamo il perché. In questo caso recall da parte di Senkax prima di Caps. Questo è fondamentale. Sì. È sotto di minion e recolla per primo, una cosa che non dovrebbe succedere quando sei Lulu. In questo caso il pick di Corki sembra essere davvero efficace. Dipende sempre su che ondata di minion sei tornato in base. Certo, no? Certo. Generalmente quando tu hai una minion wave con il cannone vuoi recollare tu dalla corsia centrale, mentre attenzione botlane. Levato Broxa. Corsia inferiore c'è Broxa con gli stivali, dicevamo. 1, 2, 3, 4 stack di colpi stordenti. Mikix sta per morire, ma il primo sangue va nelle mani di Ansama, che tritura Reckless, tutti i giavellotti. E adesso anche Broxa verrà ucciso da parte del teletrasporto di Alfari, che aumenta il numero di persone da 3 a 4 in questa corsia inferiore. E due kill nelle fasi iniziali, più il primo sangue nelle mani di Ansama. Questa è la sorta di vantaggio della quale hai bisogno con Kalista nelle fasi iniziali. E questa era la forza che dicevamo Kalista ha nei trade a bassi livelli. Non puoi sottovalutare il DPS sostenuto di questo personaggio. Ci provano a ucciderla prima, a uccidere Mikix prima che i suoi giavellotti raggiungano il sangue. Quello è un po'. No, e quella è una terza uccisione nelle mani di Ansaba per cercare di frizzare una wave per 4 minion. Sì, ha cercato di mantenere la minion wave, ma è troppo rischioso nell'1v2. E Maxlor adesso ha occhi verso la corsia superiore. Alfari al flash. 1, 2 e 3 gli autoattacchi che vanno a proccare il timore in commento. Cerca di prendere Caps. Tempo. Buoni danni su Maxlor. Andrà a morirci, ma vuole utilizzare la passiva. Teletrasporto da parte di Caps. Il marchio non mi è andato. Beh, bellissima dodge. La legnata di Alfari, mentre arriva Broxa, finisce la vita del Alfari? Già dell'avversario. Una e la seconda uccisione nelle mani di Alfari. 1-0-2 per lui. E tutto sta andando bene ai Misfits in queste fasi iniziali. Fnatic non hanno veramente la risposta nemmeno in corsia superiore, nonostante il vantaggio numerico. Adesso Senkax potrebbe ancora essere azione. A rischio, ma c'è Mikix. E Senkax è basso in vita, ma flasha via per cercare di allontanarsi da Reckless. Ma lo scudo di Illisang basso in vita. Reckless, oh no, scudo. Reckless. E l'ultimo attacco di Mikix che incorna l'avversario. Bloccato Mikix, c'è Bwipoman, poco potrà fare contro un Sekax che è a livello 6. Ha utilizzato Flash, Ustione e Suprema, ma è ancora full vita. Ah, per i Fnatic, davvero un peccato queste fasi iniziali per loro. Maxlor, i Misfits sta andando tutto uno, bene. Ancora una volta due, l'ingaggio. E stavolta il Flash Bwipo lo utilizza. Cerca di tornare indietro, fa saltare in aria Mikix. 3, 4 colpi stordenti, ma non basta. Maxlor ancora con la pioggia di flash. Oh, top lane. Alfari cerca il 1v2. Ma ancora Broxa continua. Ok, no, è morto. Dovrebbe riuscire a ucciderlo. L'ultimo d'attacco è una sbarilata. Finirà la vita di Alfari, che ha provato l'1 contro 2. Quasi trova la vita di Caps, ma Caps aveva ancora il Flash. Già, e Alfari l'aveva già utilizzato nella giocata che abbiamo visto prima. Ah, bravo Illisang. Ruba così un colpo ha di preso tacco. Il marchio, eh? C'era anche il marchio su, sì, quel, sì, sì. Su quello scatolo. Maxlor adesso tilt, cioè, non so, impazzisce. Però comunque, tutto quello che abbiamo visto nelle fasi iniziali è lo stesso vantaggio dei Misfits. Sì. Sono curioso di vedere se ci sarà un replay tra poco, ma l'azione in corsia superiore in una situazione di 2v3. Prima era un 1v1, poi, anzi un 2v1 in favore di Misfits, però poi era un 2v3 perché si è portato anche Caps nella corsia superiore con il teletrasporto. Viene completamente rigirato. E voglio far notare una cosa: tutte queste aggressioni non sono nate a caso, sono tutte aggressioni che cercano di abusare momenti di debolezza della squadra avversaria. Non è come, non lo so, Nord America in cui combattono a caso. In ognuna di queste azioni c'era un avversario senza vita, oppure senza mana, oppure senza cooldown, che la squadra avversaria cerca di punire in questa maniera. Sì, poi magari non va. Non va esattamente, magari, esatto, secondo i piani, ma no? Però la motivazione almeno c'è. Ha senso. Almeno ha senso. Sì, il mio unico dubbio è stata la giocata nella corsia centrale, dove abbiamo Quale visto Reckless. Ok, la prima. Non è stato il massimo, nel senso, quella nella corsia centrale è stato un po'. Credo che Lulu abbia fatto il 6 durante l'azione, ancora una sì, volta. Sì, sì, ha fatto il 6, però, nel senso, hai visto la minion wave, sai da quanto tempo a livello 5 il tuo avversario, sai quando farà il livello 6. Livello 6 per Ansama, tra l'altro, livello 5 per Mikix contro livello 6 di Reckless e Broxa, che è già nel cespuglio a livello 6. Illisang è livello 5, non ha la suprema, ma un barile ben messo, potrebbero addirittura partire il dive, lo vedono,
Vedono anche Caps, Max non è già in posizione. Oh, i Misfits. Oh, il flash! Flash doppio con Cap, è già bello che è morto Broxa. Arriva anche Bwipo, ma ormai sono già con una persona in meno. Bellissimo contrattacco. E Sekox sta convergendo nella corsia centrale. Ansano si butta Migix. Con la chiamata del destino, lancia Migix. Scelgo te, ma in questo caso Migix non ci arriva. È troppo corto, utilizza Bulbo Esplosivo per andarsene. Livello 5 ancora, Caps è pronto, ma c'è Sekox dietro di lui. Vediamo se riusciranno a disingaggiare i ragazzi dei Misfits. Anzi, cercano il re-engage. Caps, cerca il knock up, ci riesce, salta dentro. Saltano dentro sia Illisang che Reckless, ma c'è il riposo dell'agnella. Salva la vita di Migix. È vivo. La guarigione, Bwipo, tantissimi danni. Dovrebbe morire l'ultimo attacco. Oh, oh, oh. E strappati i giavellotti dalla sua schiena. I Misfits guadagnano un'ulteriore uccisione. 8-2 per loro. Piccolezza meccanica da parte di Ansama. Ha resettato la spear attaccando l'altro target e utilizzando la E su Illisang, perché aveva già attaccato le lance sull'altro target e la lacerazione non poteva essere utilizzata perché era troppo lontano. Perciò sì, ha attaccato un altro target, l'ha fatta esplodere su di lui in modo che anche le stack di lacerazione sull'altro finissero e Brox è morto. Brox ancora una volta, 2-4 per lui, la sua quarta morte. Era appena morto nella corsia inferiore e ancora una volta viene punito istantaneamente appena si affaccia, appena solo si affaccia al fiume. E tutto questo per negare uno scuttle crab. Andiamo a rivedere il replay, perché qui i Fnatic stavano cercando il dive bot lane, c'era anche Bwipo in zona, ma vengono letti alla perfezione da parte dei Misfits, che già avevano capito, no? Ok, stanno arrivando con il dive bot lane, cerchiamo di intercettare la giocata e ci riescono. Qua il chase è stato un pochettino, un po' di Yakity Sax, no? Nella corsia inferiore, però trovano il re-engage. In questo momento Mikix si rigira con l'ulti da parte di Sankax. Caps viene forzato a saltare fuori, non ha più mana Caps all'interno del fight. Con il riposo dell'agnella Mikix è in grado di uscire. Bwipo aveva già utilizzato tutte le risorse per entrare nel fight. E qua c'è il reset, sì, della quale parlavo, no? Utilizzi una delle cariche della lacerazione su Illisang, perché avevi già accumulato tutto il resto su Bwipo. Su Bwipo fai esplodere quella. E adesso i Misfits si ritrovano con un vantaggio di più di 4000 gold nell'early game. E di queste 9 uccisioni, 5... ben 5 sono sulla Kalista di Ansama. E quando stai andando per una composizione che si basa sulla tua Kalista e la Kalista parte 5-0, mi sfizzano tutte le carte in regola per portarsi a casa questo game. Davvero un ottimo lavoro. Cade la prima torre nella corsia superiore. Adesso la seconda non credo sia veramente una possibilità, in quanto sì, stanno già tornando i ragazzi dei Fnatic. Marchio ai Raptor dei Fnatic, è già pronto l'Alistar di Mikix a proteggere il campo. Guarda come lavorano bene per andare a garantire tutte le risorse a disposizione sulla mappa per i loro compagni. Arrivano Illisang e Brox, ma ormai è troppo tardi. Mikix è già in posizione. Qui è già bello che è morto. Illisang viene fatto saltare in aria. Flessa via per cercare bello di disingaggiare. Ci bello riesce con la frattura glaciale. Potrebbe esserci il engage, ma c'è Sankax. Non deve utilizzare neanche la Suprema. Che guarda danno! Che botte fa Sankax con la sua Lulu. Quella era una Q più R. Oh, quella. Vabbè, ok. Sarà in grado di scappare. No, perché sarebbe arrivato il knock-up lì. Codardi! E Reckless ha utilizzato il rocket jump qui? Sì. Per disingaggiare l'Alfari. Evocato il messaggio. No, l'avevo utilizzato sulla wave. Per quello ero preoccupato che Alfari chiudesse la distanza. Torre prende davvero tanti danni. Sankax deve tornare dovrebbe indietro. Dovrebbe essere in grado di salvarla. Sì, grazie sì, all'aiuto di Mikix, che arriva a dargli supporto morale. Non è troppo un problema per i Misfits reggere quella corsia centrale, così come non è un problema per Ansama reggere Bwipo nella corsia inferiore nell'1v1. E Bwipo non si può avvicinare. Adesso guarda, se arriva già i Misfits ruotano verso la corsia inferiore. È facile la lettura qui. Vai a prendere la seconda torre. Non c'è molto che i Fnatic possano tenere in cambio, se non la corsia centrale che già avevano portato basso in precedenza. E questa è esattamente la stessa azione sì, che abbiamo visto nella partita di sì, prima. Sì, sì. Completa copertura di visione da parte dei Misfits. Però nella zona sud della giungla c'è una differenza cruciale. Qua Ansama sì, è 5-0 all'interno sì, sì, di questo game. Esatto. Quando hai una Kalista così in vantaggio, hai Maxlor soprattutto, anche Kindred che è messa bene all'interno di questa partita. Sei messo molto meglio nel portarti verso quella fase centrale di partita dove effettivamente Kalista sarà un pericolo. E Tristan è davvero indietro all'interno di questa partita e non è una minaccia già dal secondo getto. Potrebbe essere la sconfitta della Tristana di Reckless. Andiamo a vedere, viene preso il drago d'oceano nelle mani di Maxlon, nelle mani di Misfits. Questo garantirà sustain ulteriore ad Alfari, che con la maschera dell'abisso e la pozione della corruzione e il drago d'oceano adesso sarà impossibile da cacciare dalla side lane. Bwipo ogni tanto il mana lo finirà, lo vediamo già basso
sotto questo punto di vista, nonostante l'ametista di Lioni. Ennesima torre che per Ansama sarà completamente gratuita nella corsia superiore. Sì, sta già andando per il secondo oggetto, no? Probabilmente sarà una furia di Quinso. Sì. Mentre cade la torre della corsia superiore, come dicevi tu, Sarengo. Dal lato dei Misfits questa volta non ci sono danni collaterali da nessuna parte, no? Non hai effettivamente un Alfari che è così indietro nei confronti di Buipo, sì, nella corsia superiore. Hai un Maokai che avrà la sua utilità all'interno di questa partita. Hai una corsia centrale che non si è sacrificata troppo all'interno di questo game. Non hai una giungla che è completamente inutile. No. Hai degli strumenti. E se i Misfits, scusate, i Fnatic sono contenti di scambiare una torre per una torre, visto quanto siano in vantaggio i Misfits, sicuramente non sono contenti di scambiarne due per una. Ingaggio addirittura da parte di Alfari su Caps, che ha la Valkyrie, la utilizza, sta arrivando anche Mikix di gran carriera, blocca l'avversario con un flash, presa della natura, arriva il barile esplosivo per allontanare i Misfits da Caps, ma viene tranquillamente ucciso da solo da Alfari, che con la resistenza magica di un singolo oggetto e la riduzione di carica bastano e avanzano per riuscire ad assorbire i danni di Caps. Contro Corki è normale, perché ok, hai la virtù della triade, ma non hai ancora il vero power spike di Corki che arriva attorno al terzo oggetto, esatto, lì dove veramente comincia ad ingranare. Immagino la build da parte di Caps, nel caso dovesse arrivarci, sia probabilmente Storm Razor. Sì. E probabilmente ci sarà anche una gold. 8000 gold, 8000 attenzione. Arriva il cronografo da parte di Brox. Viene evitato così il dive, cioè potrebbe rilanciarlo in realtà, un teletrasporto per allungare appunto il dive. Si girano su Buipo. Guarda, che Mikix non trova nessuno con il clock up, mentre Alfari da solo sotto la torre in mezzo a tre persone per carry, posa dell'agnella, va a salvare Mikix. Alfari dovrebbe morire e questa è una prima uccisione nelle mani di Reckless, davvero utile per i Misfits, per scusate i Fnatic. Carica pacco. Con il pacco Caps non riesce a slittare Mikix, ce la fa Buipo, flash. Continua Senkax dietro di lui, il flash di Caps per scappare, l'ustione utilizzata da parte del mid laner avversario, basso in vita Kindred. Il Lee Sang si fa avanti. Ansama non ha summoners in questo momento, quindi i Misfits non possono veramente tentare qualcosa in più. Questa era una giocata strana da parte dei Misfits. Adesso i Fnatic dovrebbero essere in grado quantomeno di prendere danno sulla seconda torre della corsia centrale. Mi ha confuso. E questo è il primo pacco davvero che vediamo importante da parte dei Fnatic. Dovrebbero dargli la skin post italiana. Già, e il package da parte di Caps all'interno di quel fight è stato molto importante. Ma andiamo a rivedere il replay, perché qua parte tutto dall'iniziativa dei Misfits. Vengono chiusi da un TP, c'è qua anche Buipo che si porta verso la corsia centrale. Però qua i Misfits si splittano, esatto. Alfari con il TP nella backline. I Misfits non possono veramente rigirarsi su Caps, perché come già detto aveva il pacco dalla sua, aveva, sì, la passiva di Corki. Perciò non potevano veramente rigirarsi. Fata. Muore Alfari. Caps può buttarsi in a questo punto, perché non ha più rischio fondamentalmente nel buttarsi in maniera aggressiva. E flash di Caps perfetto, perché riesce ad evitare l'applicazione della lancia luccicante, altrimenti probabilmente ci sarebbe morto. Non so se sarebbe morto, Senkax non ha così tanti... Senkax, scusate. Però non aveva... Non ha così tanti danni dalla non sua. Non aveva altri obiettivi davanti a lui che assorbissero il danno della lancia. Ricordiamo che il danno della lancia viene ridotto dopo il primo target, che altrimenti sarebbe semplicemente esagerato. Comunque sì, già il rasoio della tempesta viene cominciato da parte di Caps. Abbiamo già la MC Spada dalla sua. Probabilmente vedremo anche dei tipici boots, no? Quelli 5 calzari del mago, gli stessi che vediamo su Senkox. 5 Zorgalista completa il secondo oggetto. La Guinso è stata completata. E infatti la vediamo subito all'utilizzo. Buipo cerca bella di scappare, ma niente da fare. Mikix è dalla sua. Ah, cosa ha fatto Ansama? Ansama continua, bello, viene strappato gli ultimi due autoattacchi. E Buipo viene giù, viene cancellato da Ansama con questi due oggetti. È l'itemizzazione perfetta per buttare giù. Tra l'altro è morto Brom in mid lane con sacrificio di Alfari. Okay. Perciò alla fine è stato un 2-1 in favore dei Misfits. Vabbè, questo era un 1-1 completamente separato dall'altro. Però effettivamente sono 4-3, quindi possono pushare, quindi Kalista si fa avanti. La base, ragazzi, no, Fnatic, la base. Dovrebbe essere torre della corsia centrale adesso, okay, per i Misfits. Non hai veramente nessuno che possa contestare. Reckless non è ancora grossa abbastanza. L'ex flash è stato fallito da parte di Mikix. Sì. Però questo è buono per i Misfits. Rompere la corsia centrale. 5000 gold di vantaggio rispetto alla formazione dei Fnatic. È una Kalista 6-0-0. Mamma all'interno mia della partita, assolutamente enorme. Ci credete, ragazzi? È dura. Comunque non è una partita in discesa per i Misfits, perché quando hai Kalista la devi far snowballare, devi mantenere alto il tempo di gioco. Ma se ce la fai, è davvero uno spettacolo per gli occhi. 40 secondi al drago infernale.
Kalista che addirittura vaga da sola nella giungla sud, completamente illuminata per i Misfits, ma è da sola. Kalista da sola non è così difficile da uccidere come se ha qualcuno a fianco, in particolare il, la persona che ha legato con il patto. Tra l'altro ricordiamo una delle patch precedenti, il patto conferisce extra attack speed quando sei di fianco al tuo compagno. Perciò senza di lui non hai effettivamente tutta quella velocità d'attacco. Infatti, però comunque cerca di direi che con Winston e Botrek hai abbastanza. Sì, ma quello infatti è il sopravvivere ai controlli il problema quando sei da solo. Sai qual è il problema adesso dei Fnatic? Che non hanno veramente quel danno iniziale per poter tirare giù istantaneamente Unsummon, no? Perché dall'altra comunque anche Sengkux con la crescita selvaggia hai moltissimi strumenti per proteggere questa Kalista all'interno del teamfight puro. E quando Kalista le viene dato la chance, no, di poter continuare a mettere del DPS, di continuare ad utilizzare quelle lance, no, e colpire il bersaglio, continua ad accumulare le stack di lacerazione. Quando hai abbastanza cariche di lacerazione diventa impossibile vincere il fight per la squadra avversaria, perché fai un danno atroce quando vai a riattivarla. Va addirittura per una MC spada, immagino che quello sia un angelo guardiano, per rendere praticamente nulle le speranze di Fnatic di vincere un qualsiasi team fight, perché nel momento in cui Kalista non muore hai perso automaticamente, non puoi ucciderla, non puoi sostenere il suo danno, come dicevamo, a causa dell'itemizzazione e a causa del campione. E quindi le chance, gli out per i Fnatic diventano zero. Ma i Fnatic devono, hanno la possibilità, quella di tenere duro ancora per tanto tempo, però purtroppo per tanto tempo, perché devono riuscire a chiudere un altro paio di oggetti su Caps e Rekkles. Hanno solo DPS, finché quel DPS non è sufficiente a buttare giù Unsama in tempo utile, o Senkax o Maxlor, non hanno chance. Come dicevi tu, Sarengo, no? Ovviamente c'è sempre il fattore scaling dal lato dei Fnatic, no? Hai Tristana durante le fasi avanzate, Corki che diventa mostruosa. In più ricordiamo, piccolo particolare per chi si fosse perso le patch passate, Corki non è un physical damage dealer, no? Fa danno quasi puramente magico, l'80% del danno di attacchi di Corki è danno magico, quindi anche quando vai ad utilizzare il proc della Shin, per esempio, e quindi utilizzi la tua virtù della triade, il danno che fai è prevalentemente magico, le spell sono puro danno magico, quindi è un po' come se fosse una P-caster nella corsia centrale, ma che fa danno con gli autoattacchi magici. È una P-carry. È una P-carry di autoattacco. Però scala, un mini Azir. Scala ovviamente con il danno fisico, per questo virtù della triade. Per questo abbiamo quella che è uno Storm Razor, un rasoio della tempesta, ovviamente accoppiati agli stivali di penetrazione. Che ovviamente magica. Guardando la formazione di Fnatic, guardi i loro oggetti al di fuori della P Broxah, ok? A P Gragas. Ed è il motivo per cui veniva giù così facilmente. Esatto. Sta andando Zonia, quindi quantomeno avrà un po' più di resistenza nel fight. Insomma, sono lì, ma sono nascosti. Già usato. Si gireranno quindi su Caps. Arriva teletrasporto, chiuso in mezzo a quattro persone. La suprema di Illisang. Il danno su Unsama, però. Unsama è quasi morto, però. I danni di Caps ci sono e non ha ancora chiuso il secondo oggetto. Come già detto, il danno di Caps è presente. Però, ovviamente, per avere il pieno power spike di Corki, dobbiamo arrivare al terzo oggetto. Quando avrà anche il Rapid Fire Cannon dalla sua, ma Baron viene cominciato, dovrebbero essere in grado di prenderlo. Dovrebbero tranquillamente essere in grado di prenderlo. I Fnatic addirittura abbandonano il Barone, lasciando nelle mani quello che potrebbe essere tranquillamente il buff, la mano del Barone che permetta ai Misfits di chiudere la partita. Provano a girarsi sulla torre della corsia centrale, ma non ci riescono neanche. Vikix già lì conferisce immediatamente questo potenziamento ai minion, che quindi non muoiono. Rekkles, dove vai? Che cosa? Funghi, letteralmente. Comunque. Non importa, ha preso il germoglio della divinazione. In realtà aveva pushato la corsia inferiore, ma vabbè. Andiamo a rivedere il replay, perché qua Caps vuole semplicemente andare a catturare la minion wave nella corsia superiore. I Fnatic non si rendono conto, perché i Misfits avevano fatto un giro mostruoso per arrivare in quella zona e avevano un lume di controllo presente all'interno del cespuglio. Quindi i Fnatic avevano zero info della presenza dei Misfits nella zona superiore. Questo giustifica un pochettino l'utilizzo del pacco di Corki nella corsia superiore in quel modo, ma... E 6-0-1 per Unsama. Non va di Angelo Guardiano, va a prendersi un fervore. Forse perché i soldi non erano sufficienti e vogliono chiuderla qua. Anche perché guarda il numero di lumi di controllo e guarda Senkax cosa si è preso. Incensiero ardente per la Lulu di Senkax. Sì. Devi andare full supporto in quella corsia centrale. Non hai veramente la necessità di far sì che Senkax sia un Magic Damage Dealer. E non solo per Unsama. Non deve far danno Senkax in questa comp, ma anche per Maxlor. È utile su entrambi questi personaggi.
E andiamo a vedere se effettivamente riescono a chiudere la partita. I Misfits vogliono chiuderla adesso. Hanno tutto perfetto per chiuderla ora. 6.000 gol di vantaggio. Due draghi, di cui uno di fuoco e uno di oceano. Questo significa che possono stare fuori quanto vogliono sotto le torri nemiche. Torri nemiche che sono praticamente tutte distrutte, tranne la seconda della corsia centrale e quelle della base. Già, e comunque il completamento degli oggetti di Ansama potrebbe essere un Phantom Dancer o un Runan. Sì. Credo probabilmente un Runan con il fervore, poi sarà Infinity Edge da lì. Sì, hanno ancora tempo molto, per shoppare. Ancora della corsia centrale targetata in questo momento. Mikix fuori posizione. 1, 2, 3 colpi, il quarto non arriva. La torre intanto viene giù, che è un piacere. Ansama prende una botta da parte di Caps. Una secondo missile, arriva finalmente lo scudo. Al pari dal lato, cosa sta facendo? Mikix utilizza la suprema, la torre viene andata giù. Distrutto Illisang, flasha via per salvarsi. Vediamo se ce la fa, strappati. Ma niente da fare, blocca lo scudo. Arriva a riposo dell'agnella. Tutti vivi i Misfits, ma tutti vivi anche i Fnatic. Per i Misfits questo non è corretto. Oh, il flash di Caps, impazzito per prendere un'uccisione che non va a segno. E questo è un disastro per i Fnatic. Tutto perfetto, ma ora che Caps è morto, quello è un inibitore che viene giù. Wipo sta tornando in questo momento, ma hai ragione, il danno dei Fnatic è già andato giù. Caps era l'unica fonte di salvezza per il danno nelle fasi iniziali, ma poi della formazione dei Fnatic. Tristana non ha nulla, solo Flash per andare a prendere l'uccisione su Alistar. Fosse Ansama, fosse Max, ma su Alistar. Questa era un'ingenuità da parte di Caps, anche dovuta alla pressione. Però ingaggiano proprio su Sion. Non è la scelta migliore, ma la torre è già venuta giù e quindi hanno accesso a questi inibitori. Ancora una volta 5 contro 4. Ci provano a difenderla. Max lo ridani su Wipo. Viene bloccato una, due volte. Guardate come viene giù. Wipo è morto. Wipo è morto, ma ritornerà in piedi. Così come Caps, che ha appena spawnato. Provano a inseguirli, ma li lasciano andare quando si rendono conto che no, non si può fare. Ed è doppio inibitore nelle mani dei Misfits Gaming. Dovrebbero essere in grado adesso di resettare tranquillamente. C'è solo un campo da parte di Kindred che vorrà prendere in topside. Caps aveva i Fnatic avevano fatto tutto perfetto. Erano riusciti a respingere l'aggressione dei Misfits sacrificando solo una torre del secondo giro. E poi perdono tutto per un errore. Un singolo errore. Nella parte iniziale dell'engage dei Misfits ha Illisang che è fuori posizione. Il resto dei Fnatic che giustamente deve disingaggiare. Wipo ulta fuori. E Illisang, guarda, aveva le cariche di lacerazione. Sì. Vengono detonate, ma lo scudo è in grado di tenerlo in vita. Mi pare fosse il Guardian in realtà. E guarda qua. E qui Caps con il flash in. Reazione istantanea di Mikix comunque. È stato bravissimo anche Alfari. Hai visto istantaneamente flash tutti, W tutti. Con Maokai. Se lo aspettavano, credo. Puntuali. Istantanei. Credo che la comunicazione da parte dei Misfits sia stata: ok, se flasha in, sono per già cercare pronto di chiudere la kill. Siamo pronti noi con il re-engage. Esatto. Ansama anche lui puntuale con la guarigione, l'ha istantaneamente utilizzata per salvare il suo compagno di squadra. Credo non si aspettasse proprio questa coordinazione da parte dei Misfits. Questo dimostra anche il progresso, no, che hanno fatto nelle ultime settimane. Sono 4-1 da quando 4-1, sono 3-1 in realtà all'interno dei playoffs. La sconfitta è quella di oggi. Vediamo se saranno in grado di chiudere questa vittoria, perché per il momento sembra essere il risultato più probabile. 7-0-2. I Misfits su Ansama hanno tutto quello che serve. Oltre all'MC Spada adesso si aggiunge un Runan, un pezzo di resistenza magica per assorbire i danni di Corki. Corki che ha a disposizione una bella letterina per i Misfits. Tornano indietro. Il barone ha 2 minuti. Mentre Caps dall'altra parte pulisce il più velocemente possibile. Grazie appunto al pacco dovrebbe riuscire a rientrare nel caso fosse necessario. Forse lo utilizzerà proprio su questi minion. No, gli bastano gli attacchi base. Arrivano i Misfits con una bella ondata. È una sola però. Possono killarla. Reckless. E anche Buipo. Si mettono davanti. E riescono a pulirla effettivamente. Però il barone è comunque in un minuto e mezzo. Quindi i Misfits dovrebbero giocare attorno a quello. Alfari a rischio. Arriva la fattura glaciale. Pari. Ok. Riposo dell'agnella. Questo è un cooldown importante. I Fnatic non hanno usato assolutamente nulla se non la suprema di Illisang. Sì. È importante. Però il package non sarà a disposizione dei Fnatic quando il barone arriverà all'interno, esatto, della landa. Quindi quello è un cooldown molto molto importante. Tornano indietro. Di nuovo Mikix rischia, ma prende un po' di danni. Arriva lo scudo di Lulu. Riesce a disingaggiare. Ricordo, hanno il drago di oceano. È comunque tesa la partita, perché ricordiamolo, se i Misfits dovessero anche solo fallire un fight, lo scaling dei Fnatic potrebbe prendere il totale controllo da lì in poi. Quindi pronto al fare con il TP. Molto rischioso. Anche un singolo, eccolo, shutdown su Ansama. Prima che però i minion arrivino sotto la torre. Quindi non aiuta a tankarsela.
Arriva il teletrasporto. Si credo lo facciano di più per il barone. Vogliono avere il push top lane per far sì che la wave nella zona inferiore della mappa si schianti contro la torre. Perciò vogliono mantenere questo gioco d'assedio, no? I Misfits fanno un piccolo passo in avanti. Qualcuno deve andare a difendere le torri del Nexus. Poi da lì si muovono verso il barone. Guarda, hanno già il totale controllo. È buia la zona del baron per i Fnatic. Non sanno, non hanno nessuna informazione. Finché i nemici sono qua davanti. Ed eccola lì la presa della natura da parte di Alfari. Cerca di fare il possibile Sion per pulire i minion. La torre sta venendo giù, bloccato Ansama una o due volte. I danni di Brox, anche se a P non sono sufficienti. Mikis cerca di fare il possibile. Tanca tutto il tankabile. E Bwipo verrà giù, ma rispawnerà un paio di colpi su Ansama. Non c'è nessuno da aiutarlo a buttare giù il tiratore della squadra avversaria. Questo sarà un terzo inibitore che andrà a crollare per mano dei Misfits, che finalmente sono riusciti con l'apriscatole della loro composizione. Illisang, guardate i danni da parte di Ansama, sono esagerati. Tutti i giavellotti distruggono anche Caps leggendari. La carista dei Misfits, una torre giù, due torre giù, e questo è un Nexus scoperto per loro. Si vanno avanti, Reckless flasha via per vedere il Nexus cadere sotto i danni di Maxwell, anche lui. Questo è un 1-1. Una serie che è solo iniziata, ragazzi. Solo iniziata. Quindi abbiamo una vera serie tra le nostre mani, Sarengo. Sì. I Misfits riescono a pareggiarla nel game numero 2. Perciò la loro serie, non la chiamerei proprio serie, però le vittorie dei Misfits continuano ad arrivare all'interno di questi playoffs, ok? Questa è la cosa più importante per loro. Una fantastica performance da parte di Ansama. 8-0-4 con la sua Kalista. Avevo parlato del fatto che se non riesce a dare vantaggio iniziale a Kalista, tanto vale non draftarla, no? All'interno della Pikeman phase, certamente le hanno dato vantaggio in questo game. Completamente fuori controllo. Non solo i Misfits le hanno dato vantaggio, anche i Fnatic le hanno dato vantaggio. Yeah. In questo caso non c'è bisogno di allontanarsi da Kalista, perché Kalista questa volta funziona. Sì. Credono di avere quello che è la chiave di una serie, ragazzi dei Misfits, e effettivamente aggiustando un paio di piccole cose all'interno del loro motore riescono a farla funzionare. E in che modo? E chi l'avrebbe detto lo scorso split che la chiave per battere i Fnatic sarebbe stata giocare in funzione della corsia inferiore? Nel senso, lo scorso split eravamo tutti sull'hype train di Reckless a dire: oh, quello è il miglior tiratore d'Europa, oh, quello è il super carry della formazione di Fnatic. Invece adesso è tutto su Caps. Vero, però non voglio dare la colpa a Reckless o in generale a Botlane. Non è colpa di Reckless. No, infatti. Però era semplicemente la coincidenza, cioè sì. Nel senso, il miglior tiratore che viene soppiantato da un altro tiratore, nel senso Nonostante appunto la qualità dei due tiratori sia eccellente da entrambe le squadre, in questo caso la differenza la fanno assolutamente sì. I campioni. Kalista è un personaggio che, intanto rivediamo qualche azione, Kalista è un personaggio che fa una differenza enorme, perché vediamo in 2 contro 3, in questo caso i Misfits riescono a prendere sì, l'uccisione. Sì, quel questa primo rocket jump aggressivo da parte di Reckless sì. È stato abbastanza infelice in questo ingaggio. Questo è stato il freeze nella corsia inferiore. In generale la mia sensazione dalla prima sì. Azione nella corsia inferiore è stata che i Fnatic hanno sottovalutato i Misfits e il playmaking durante le fasi iniziali con il TP di Maokai e Kalista dall'altra parte. E qui l'azione top lane è stata il caos, perché arriva Caps, buono il dodge da parte di Maxlor, si rigirano, Broxa vuole andare per... Però muore lo stesso. Il flash, anzi il E-flash nella zona superiore, Alfari riesce a prendere una kill in cambio. In generale in ogni scambio... Cioè guarda questo rocket jump da parte sì. Di Reckless. Solo per lo slow riesce a far esplodere le stack, quindi ottiene un secondo rocket jump quando sì. Riesci ad utilizzare tutte le tue stack di E e la fai esplodere. Cerca di scappare ma non ce la fa. Cerca di scappare ma viene interrotto dalla crescita selvaggia, perché non vede il livello 6 da parte di Sankox. E quindi da lì è uno snowball da parte dei Misfits, che continuano a dare il vantaggio nelle mani di Kalista nella corsia inferiore e chiudono il game. Grazie a lei. Hanno buone idee. Quando provano a mettere le esecuzioni, un paio di errori meccanici piccoli ma importantissimi fanno una differenza gigantesca, perché vanno a dare i soldi a tutte sì. Le persone che ne hanno bisogno dalla parte dei Misfits. E questo provoca un mid game da loro stellare. La mia sensazione quando guardo i Misfits giocare sì. Così è che hanno esattamente lo stesso game plan del livello 1. Okay. Del livello 1. Del game 1. Hanno lo stesso identico game plan di 2 mesi e mezzo fa, quando giocavano la prima parte dello split. Ma il meta adesso li favorisce. Ma esattamente, il meta adesso è molto più indicato per giocare quella sorta di stile. Riescono ad eseguirlo meglio. Cioè sì. Questa è la mia sensazione. I Fnatic hanno avuto il tempo per prepararsi. Ci sono stati alcuni piccoli aggiustamenti nel pathing da parte di Maxlor tra il game 1 e il game 2, che hanno favorito leggermente i ragazzi dei Misfits sì. Specialmente nella corsia superiore. Ma
in generale la mia sensazione è che non molto sia cambiato. I Fnatic hanno solo fatto fatica ad adattarsi, e quindi nel game 3 vorrei vedere un qualcosa di più dalla corsia inferiore. Magari non Tristana, magari puoi anche mantenere gli stessi pick, ma semplicemente utilizzare Broxa in una maniera più intelligente in funzione della corsia inferiore, più per negare visione, cercare di mantenere la corsia inferiore nel buio dei Misfits in modo che non giochino così aggressivi, e da lì poi muoversi nella corsia centrale, perché come già detto, la win condition principale dei Fnatic è giocare in funzione di caps. L'abbiamo visto per tutta la split, perché qui non dovrebbe funzionare. Voglio andare ad analizzare la differenza del come hanno giocato i Misfits e i Fnatic dal game 1 al game 2. Nel game 1 i Fnatic si sono concentrati sulla corsia superiore e su quella centrale, lasciando completamente nelle mani di Misfits la corsia inferiore, che ha preso vantaggio ma ha preso poco vantaggio. In questo game 2 i Fnatic, essendosi concentrati molto di più nella corsia inferiore, subito da livello 5 di Broxa, vanno a garantire che il pick di Kalista scintilli come mai. In questo caso il piccolo, quello che dovrebbe essere un piccolo vantaggio nelle mani dei Misfits, nell'aver draftato Kalista si trasforma in un enorme vantaggio per loro, che snowballa in una partita intera. Quindi se è vero che devono riuscire a controllare la corsia inferiore, devono farlo, ma non troppo presto, non quando Tristana non può portare il danno. E abbiamo sempre in mente quello che è lo scaling di Tristana, che è molto atipico rispetto a tutti i campioni della Lega. Sì, perché generalmente vai tipo early, a due oggetti, scende e poi riforte. È come tipo stile Caitlyn, però la differenza è che quando sei contro Kalista non hai veramente la stessa curva. Vero. Perché comunque dalla tua hai il fatto che Kalista è generalmente più forte di qualsiasi altro tiratore nelle fasi iniziali. Sì. Di fuori forse di Draven o Jhin, forse sono gli altri due tiratori. Infatti, che davvero Draven le bannato in testa. Draven è stato bannato dai Fnatic, però. Sì. Non dai Misfits. Non quindi vogliono trovarselo contro, perché Tristana non hanno paura del Draven di Ansama, ragionevolmente, nel senso è il miglior Draven che abbiamo all'interno dell'ULCS, sì, assieme ad Attila. Attila, altro grande giocatore di Draven, vero. Ma in generale questi Fnatic, per come hanno giocato il game 1 e come stanno giocando il game 2, devono revisionare un pochettino le early game, perché nelle fasi iniziali i Misfits hanno avuto vantaggio in tutti e due i game. Mm-hmm. Quindi vorrei vedere un pochettino di più, un po' meno dipendere dalla corsia inferiore, nel senso dai qualcosa nelle mani di Reckless, gioca della visione attorno alla corsia inferiore. Utilizza quella visione per permettere a Illisang di romare verso la corsia centrale, come hanno sempre fatto i Fnatic, no? E da lì puoi portare, domanda, puoi prendere il vantaggio che i Fnatic hanno sempre preso durante la stagione regolare, e da lì andare liscio verso la vittoria. Forse bannare Kalista un po' troppo. Bannare Arista? Potrebbe essere una possibilità, sì. Però a questo punto secondo me l'idea sarebbe: prendi tu Alistar. Piuttosto, se hai di nuovo il blue side nel prossimo game, perché no? Detto questo, questa era la seconda partita. Siamo all'inizio, solo all'inizio di una stupenda best of five. Sì, al meglio delle cinque partite, se ne vincono tre, riescono a portarsela a casa. Questo era solo l'inizio. Rimanete con noi qua su PG Sports, rimanete con noi con Fnatic, Misfits. A tra poco.